Agricoltori in piazza esasperati dall'emergenza cinghiali. Manifestazione nazionale indetta per oggi da Coldiretti, a Roma in piazza Montecitorio e in tutti i capoluoghi di regione. Così questa mattina hanno manifestato anche all'Aquila, all'esterno dell'emiciclo, gli agricoltori, allevatori, pastori e cittadini. Proprio l'emergenza Covid, con la diminuzione della circolazione delle persone, ha accentuato il fenomeno dell'invasione dei cinghiali, che hanno così trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi dove giocano i bambini. I cinghiali distruggono produzioni alimentari e raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali e si spingono fino all'interno dei centri urbani, dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. Secondo i dati raccolti da Coldiretti a livello nazionale, con la pandemia è cresciuto del 15%, 2,3 milioni, il numero di esemplari che invadono città e campagne, causando un incidente ogni 48 ore con un tragico bilancio di 16 vittime e almeno un italiano su 4 si è trovato faccia a faccia con un cinghiale. In occasione della protesta all'emiciclo, i rappresentanti di Coldiretti Abruzzo hanno presentato al vicepresidente della regione con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, una proposta di delibera di giunta sul controllo della fauna selvatica. Non siamo soli, non è solo l'agricoltura a chiedere questa variazione alla delibera, ma è un po' tutta la cittadinanza. Siamo qui con i sindaci di diversi comuni più colpiti e noi chiediamo abbiamo presentato questa proposta di delibera dove in primis vogliamo l'allargamento del periodo di caccia nei confronti del cinghiale, vogliamo che il proprietario dei terreni possa cacciare sul proprio territorio, vogliamo la disponibilità della carcassa in maniera da ristorarci in qualche maniera dei danni subiti e non ultima ma molto importante quella di chiedere alla prefettura la nomina di un commissario ad acta che possa organizzare battute di caccia anche nelle aree protette, per cui nelle aree protette e nei nostri parchi regionali. Per cui questo potrà essere fatto, dovrà essere fatto e forse riusciremo a risolvere il problema.